Sono ingegnere Ezio Vavassori di Oval, azienda produttrice di sistemi nel settore del riscaldamento e del condizionamento, azienda storica nata negli anni 30 e presente in Italia dalla fine degli anni 60, il cui prodotto storico è rappresentato dalla caldaia, tra le prime aziende per esempio a produrre la tecnologia a condensazione negli anni 90. A questo prodotto storico si sono poi affiancati via via molti prodotti che ormai coprono, diciamo, quasi tutta la gamma dei sistemi, appunto, del settore. Azienda con una particolare attenzione da sempre agli aspetti di ecosostenibilità dei propri prodotti e sistemi, che poco più di un anno fa ha deciso di realizzare una nuova sede. Realizzare una nuova sede secondo dei principi ben precisi, appunto, finalizzati alla sostenibilità, seguendo una filosofia che poi si è concretizzata nell'ottenimento della certificazione Casa Clima Work and Life, certificazione che riguarda gli ambienti di lavoro, che va oltre la classica certificazione Casa Clima, che prende in considerazione unicamente aspetti legati all'efficienza energetica, ma considera anche aspetti legati all'ecosostenibilità, quali appunto il basso impatto ambientale dei materiali impiegati nella costruzione, piuttosto che la gestione delle risorse idriche, piuttosto ancora aspetti legati al benessere negli ambienti, ottenuto attraverso ambienti particolarmente gradevoli, con un fattore di luce diurna molto elevato, con una qualità dell'aria molto elevata, ottenuta attraverso sistemi di ventilazione meccanica. Ovviamente il cuore dell'edificio realizzato è rappresentato dalle tecnologie Oval che in esso sono impiegate e che svolgono anche una funzione didattica e formativa per chiunque voglia visitare l'edificio o voglia prendere parte ai corsi di formazione che all'interno dell'edificio vengono erogati. Rispetto alla certificazione Work and Life, appunto conclusione di questo percorso di efficienza energetica, Casa Oval, l'edificio appunto di cui abbiamo parlato, è stato uno dei primi in Italia a potersi fregiare di questa certificazione.